Ci troviamo presso l'impianto di selezione Pasquinelli e ho al mio fianco l'ingegner Carlo Durante, che è appunto il direttore dell'impianto di selezione. Beh, alle nostre spalle una quantità enorme di rifiuti pressati. Ecco, vista anche la giornata di oggi, quella appunto della inaugurazione dell'impianto fotovoltaico, vediamo un po', ovviamente in termini molto accessibili per chi non è del ramo, un po' la vita o la morte, o meglio la trasformazione di questi rifiuti, perché poi una trasformazione che dalla morte, per così dire, degli stessi produce vita, produce appunto una rigenerazione. Allora, noi qui abbiamo il vanto di trasformare quelli che sono i rifiuti normali casalinghi. Qui viene all'impianto Pasquinelli viene conferito il multimateriale, la raccolta differenziata dal multimateriale, quindi fondamentalmente carta, plastica, vetro e alluminio e ferro. E attuiamo tutta una lavorazione di selezione fino a valorizzare quello che è rifiuto come materia prima seconda in monomateriale. In questo caso, questo che abbiamo alle nostre spalle sono delle balle compresse di cartone al 100%, 99,9% di cartone, che poi ridiamo vita. Quindi questo è quello che era contenuto nel rifiuto del multimateriale, che è stato selezionato accuratamente e poi reso unica balla di cartone. Alle spalle di questo blocco c'è quella di carta, lì abbiamo le balle di sola plastica e ancora alle spalle abbiamo il vetro. Tutti questi monomateriali vengono restituiti al consorzio della filiera della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dall'accordo ANCI-CONAI, e viene fondamentalmente venduto e rimesso in circolo come nuova materia.